Buon pomeriggio a tutti ragazzi, è il vostro Tommy che vi parla e che vi porta a un nuovo episodio di VGC 2017. Oggi ci addentreremo nei meandri del VGC ancora una volta, sempre con il team della scorsa puntata. Non ho cambiato nulla, né mosse né strumenti, né tantomeno i suoi componenti, quindi proveremo ancora una volta insieme Tapufini e Breviary, che abbiamo visto essersi rivelati veramente due buoni elementi, in particolare Breviary molto meno utilizzato rispetto al primo. Prendiamo subito un colombiano che ha nel nome VGC, quindi mi aspetto che sia piuttosto forte, e infatti lo è. Questo, se non erro, è uno dei team che è arrivato in fondo nella categoria senior, comunque degli ultimi campionati del mondo. Mi sembra senior, che aveva Araquanid e Madesdale nel team insieme a Porygon. Quindi qui Kartana, sì, fa il caso nostro perché prende bene gli attacchi di Araquanid. Serve per Porygon, può fare male all'altro Kartana. Madesdale, qui Kartana, sì, non so se me lo devo giocare subito perché è una prepotenza. Sì, ok, è vero, ho Turbine. Tapufini Breviary non mi sembra una lead malvagia. Dunque, Magneson potrebbe essermi utile effettivamente. Dobbiamo impedirgli innanzitutto di mettere la Distorto Zona. Non è una lead malvagia la mia, anche se in realtà ho paura di Kartana che possa entrare. Quindi dietro io mi porterei Arcanine e Kartana. Garchomp lo farei rimanere a casa, almeno per questa partita. Ci penso un attimo. Kartana, 10 secondi. Sì, perché se almeno mi capita Kartana, posso cambiarlo. Ok, bene, alzo un po' il volume, scusate, della voce. Esatto, ora mi dovreste sentire molto meglio. Partiamo. È chiaro che se ho messo in lead Kartana le cose si fanno più difficili, però noi possiamo cambiare e mettere Arcanine. Tapufini e Breviary a prendere una prepotenza di Arcanine, ma non penso lo abbia messo. Tapu Koko e Porygon 2. Ovviamente vuole utilizzare Distorto Zona più invertivolta, ma noi glielo impediremo. Infatti parte l'Elettrogenesi, che però viene sostituita dalla Nebbiogenesi. Quindi dentro il campo mistico di Tapu Fini, che ricordo va ad attivare il Nebbia Seme di Breviary, che vede aumentare la propria difesa speciale. Porygon aumenta l'attacco grazie a Download, poiché entrambi i suoi avversari sono più forti in difesa speciale, quindi Download aumenta l'attacco fisico. A questo punto lui attaccherà per primo con Coco. E chi mette? Potrei anche effettuare una forza lunare, che non è un'idea malvagia, sullo slot di Tapu Koko. Chi entra, entra. E io con Breviary utilizzo Turbine su Porygon 2. Partiamo così. Non mi sembra un'idea malvagia. Lui parte subito con la Z di tipo elettro diretto. Su Tapu Fini, chiaramente. Ah no, su Breviary. Dovrei avere. Vediamo. Reggi, reggi, reggi. Aretto. Benissimo, Aretto. Forza lunare contro Coco, che dovrebbe farlo praticamente cadere a terra. Brutto colpo, vi posso dire che non serviva. Lui utilizza gelo raggio. Ha fatto doppio target su Breviary. Quindi ha portato Arcanine e ci ha impedito di mettere la Distorto Zona. Ok, uno pari, bravo il mio avversario, però io chiaramente non lo potevo predictare, almeno penso, è stato bravo lui. A questo punto non posso più mettere il vento in coda, però ho bisogno di mettere Kartana. Ok, uno di quei Pokémon resistenti al tipo lotta, cioè Tapu Koko della sua squadra, è andato KO, quindi dovrebbe essergli rimasto solamente Araquanid, resistente alla mossa Z, che però si va a prendere un sacco di danni. Io a questo punto metterei Kartana, anche se poi arriverà Arcanine. Lui ha messo Madesdale. Va bene. Ok, la Z se l'è giocata lui, io no, e posso farlo in questo turno. Anche se in realtà forse qui c'è da predictare.
Sospetto che Porygon non abbia... Anzi, penso. Sospetto sarebbe stato il contrario. Penso che Porygon non abbia... protezione. Forse qui cambia, metterà Arcanine. Però io penso che Forza Lunare su Porygon più Mossa Z di Kartana su Porygon 2 stesso possa mettere KO Arcanine se entra sullo slot di Porygon. Quindi doppio target su Porygon 2. Mudsdale si è protetto e lui dovrebbe avere fatto teoricamente distorto zona. Parte la Z di Kartana. Benissimo, scompaio un attimo perché devo mettere in carica il computer come nella scorsa puntata. Kartana con la Z è veramente fortissimo, con la Z di tipo lotta principalmente. Quella di tipo erba è abbastanza predictabile, ma per quella di tipo lotta bisogna stare più attenti perché risulta essere più più cancerogeno ancora. Vediamo se... No, non è servito per mettere la KO, quindi ho fatto benissimo ad utilizzare il doppio target e quindi Moonblast su Porygon 2. A questo punto passiamo in vantaggio, o meglio torniamo in vantaggio perché eravamo passati noi in avanti precedentemente, poi lui ha pareggiato i conti con il doppio target su Breviary e decide di lanciare in campo Kartana. A questo punto io posso ritirare. Non vorrei che avesse danza spada, perché avevo letto che uno di quei Kartana arrivati in finale aveva danza spada. Io metterei Arcanine, così indeboliamo di uno l'attacco di entrambi che non possono essere più sostituiti. E sarebbe un'ottima cosa. A questo punto cambio Fini. Dentro Arcanine. E farei quasi quasi Protect con Kartana, però io spada solenne... No, scusate, Fen di foglia, mamma mia, ho sbagliato. Fen di foglia su Mudsdale. Teoricamente non penso che abbia il cristallo Z di tipo lotta. Cambio. Fuori Tapu Fini, dentro Arca, un boss di questo VGC 2017 che va ad intimidire i nostri avversari. Benissimo Mudsdale, così Arcanine resiste ad una mossa di tipo terra e il mio Kartana riesce ad agire prima del suo e ha più uno d'attacco. Mudsdale non può certamente reggere una Leaf Blade, ma non l'avrebbe retta, se non erro, nemmeno a zero. Kartana ora vede praticamente raddoppiarsi il suo attacco. Lui è andato semplice su Tapu Fini di Fen di Foglia. Arcanine ha retto, non dico benissimo, perché comunque si è preso un 25% di danno più o meno. Nonostante la prepotenza, questo fa capire quanto Kartana sia devastante. Fuoco carica più spada solenne. Ora chiaramente dipende tutto da lui se vuole proteggere o fuggire subito. È stata sicuramente la cosa migliore questa. La prima partita, l'abbiamo portata a termine con una vittoria. Perfetto, abbiamo trovato una ragazza dalla Spagna, Mimi, che ha molti meno punti di noi, mentre noi siamo sulla linea di 1700, per la precisione 1692. Lui invece ha Tapu Fini Mandibuzz, una coppia decisamente più comune. Però io potrei tentare di fare Turbine. Ha un doppio Tapu. Secondo me comincia con... sì, con Fini e Mandibuzz. Poi cambia per mettere Coco. Allora, potrei fare, dicevo, Turbine su Mandibuzz per eliminargli il boost in difesa speciale, fare entrare tipo Arcanine se ho fortuna, per vedermi aumentare l'attacco con Breviary dietro. Kartana che si occupa di Fini e anche in parte di Garchomp e dell'altro Kartana. Dunque, se mi capita per primo Kartana dalla parte di campo di lui, qui quasi quasi un Magneson non sarebbe nemmeno tanto male. Però c'è il pericolo di Garchomp e di Arcanine. Portiamo gli stessi 4 Pokémon di prima. Fini, Breviary, Arcanine e Kartana. Ok. Come lead non è male, ho detto. Però chiaramente se comincia con Coco è meglio, perché gli sostituiamo il campo.
Se invece comincia con quelli con quei due che ho detto, è già un po' diverso. Bisogna pensare e predittare subito al primo turno. Vediamo cosa fa lei. Tapufini e Bredery. Coco e Mandibuzz. Oh, avrà l'elettroseme. Vediamo se è una mossa solo ad inganno per guadagnare tempo. Comunque buon per noi, senza dubbio. Si attiva il nebbiaseme. Buono, nel senso abbiamo scoperto lo strumento e ha predictato. È stata molto brava. Allora, abbiamo anche noi la difesa speciale aumentata davanti a Coco e Mandibuzz. Quindi dietro dovrebbe avere a occhio Tapufini. E adesso pensiamo a questi che è meglio. Dunque, se usassi forza lunare su Coco farei un errore. Vediamo, forza lunare su Coco e con Breviary io quasi quasi tenterei un evento in coda, che anche Mandibuzz farà, userà, ma a noi non ci importa perché dobbiamo rimanere più veloci almeno di Mandibuzz. Coco lancia un fulmine diretto su Breviary che regge non benissimo e scopriamo avere la Sorbisfera. Forza lunare diretta su Coco, che chiaramente lo butta giù come nell'episodio precedente e anche in quelli della puntata scorsa. Non ho potuto fare turbine perché ha una priorità negativa e quindi gli abbiamo lasciato utilizzare il vento in coda. Tutto come prima, però almeno le velocità sono quelle base praticamente, come se non fosse successo nulla. A questo punto dovrebbe mettere in gioco Cartana. Esatto, esce dalla Pokéball Cartana e adesso si fa un po' più dura. Cartana è più veloce di entrambi i miei Pokémon. Chissà se va a fare direttamente Fendifoglia su Fini oppure utilizza Sottilcorno su Breviary. Ma io penso che un Sottilcorno Breviary possa reggerlo perché ha molti Herbs in difesa. Quindi se io lo aiuto con la prepotenza di Arcanine, indeboliamo Cartana, quindi Breviary sicuramente regge. E io quasi quasi opterei per un attacco Trespolo in questo momento. Se poi vuole fare una mossa diversa, noi siamo qui ad aspettarlo. Cambiamo Fini, così magari poi, essendo Specs, possiamo cambiare mossa. Dentro Arca che va ad intimidire Cartana, ed era quello che avevo intenzione di fare, anche Mandibuzz, ma tanto la ripicca non dipende da quello. Cartana si è protetto, però noi abbiamo messo in gioco Arcanine, che non è stata un'idea malvagia. Ora bisogna vedere chi entrerà al posto di Cartana, se lui decide di non tenerlo in campo. Ricordo che ho meno uno in attacco, lui fa ripicca chiaramente diretto a Breviary, che prende un buon danno. Potrebbe mettere in campo Arcanine e farmi ripicca su Breviary, perché con l'attacco aumentato immagino che vada KO. Con Arcanine a Mandibuzz non possiamo fare granché. Adesso lui dietro ha Garchomp, Arcanine e Fini, tutte e tre che mi checkano bene Arcanine e in parte anche Breviary, con un po' di meno Breviary effettivamente. Ora io potrei fare fuoco carica su Cartana, anche se oppure rimettere Fini. Facciamo così, facciamo fuoco carica su Cartana e Trespolo con Breviary ancora una volta, così stiamo più tranquilli. Ritira Cartana dalla lotta e mette in campo Tapu Fini. Ok, calmi tutti. Facciamo qualche danno, avrei dovuto, però brutto colpo. No, non è un crit, buono. Breviary ancora una volta, Trespolo. Dobbiamo scoprire che strumento ha quel Tapu Fini. Potrebbe avere calmamente, quindi la bacca. Ok. Quindi abbiamo scoperto tutti i suoi Pokémon oppure le Specs. Se ha le Specs, uno dei due, principalmente Arcanine, ci dovrebbe salutare.
Però se io faccio doppio target poi rischio parecchio, perché non posso più rimettere il vento in coda. A questo punto io farei doppio target su Mandibuzz. Non posso nemmeno utilizzare Turbine, purtroppo sono un po' bloccato. E poi lui riutilizzerebbe Trespolo col più 2 in velocità, quindi sarebbero punti vita sprecati quelli del recoil. Io farei Sprizzalampo su Mandibuzz e Valdeali sullo stesso Mandibuzz, perché immagino che Fini proteggerà. No, non ha protetto Fini, purtroppo. Sprizzalampo e Valdeali vanno a fare dei discreti danni a Mandibuzz insieme, che sicuramente non ha utilizzato Trespolo, mentre Fini ha utilizzato Calmamente, quindi ha protezione poiché non è Spex. E vede aumentare attacco speciale e difesa speciale, diventando una pesante threat. A questo punto Breviary va a prendersi ulteriori danni da Ripicca. Noi dobbiamo impedire che lui riesca a fare vento in coda, almeno quello. È vero che con Cartana, buono, buonissimo il danno di Breviary. Wow. Vento in coda non soffia più né da una parte né dall'altra parte di campo. A questo punto io direi di fare fuoco carica su Mandibuzz e praticamente di farci saccare Arcanine con una idrovampata. Con Breviary non possiamo fare Trespolo, esatto, perché se entra Cartana da questa parte almeno, ma non entrerà di sicuro, dicevo, almeno si prende i danni non di Sprizzalampo. Allora direi poi Valdeali, conviene? Sì, dai, Valdeali. E se decidessi di fare, ormai è tardi, diciamo Brave Bird su Tapu Fini, almeno per non sprecare nessuno. Ok, colpito Mandibuzz, andiamo sul 2-0. Perfetto, anche se in realtà la partita in questo turno perderà un protagonista, un altro protagonista. Arcanine evita l'attacco e Breviary prende il danno, che però anche se è singolo è ridotto del 25%. Non cala la precisione, di conseguenza non ci raddoppia l'attacco, se no Fini esplodeva. A questo punto non in range di Bacca. Ottimo, ottimo, ottimo così. La nebbia si dissolve, quindi viene perso il campo, ma lo posso rimettere io. Siamo ancora 4-2. Ci vorrebbe diminuire l'attacco di Cartana. Allora, perché lui non può più effettuare switch, quindi io dovrei ritirare Arcanine e rimetterlo poi. Dipende chi va a colpire lui. Non penso che vada a colpire Arcanine, quindi ritiriamo Arcanine, mettiamo Fini e Breviary lo mandiamo praticamente al macello, perché poi rimettiamo in campo. Dico bene? Allora, dipende da cosa ha intenzione di fare lui. Se si protegge, vediamo. Ok, allora io un Arcanine me lo terrei fuori Arca, dentro Fini. E con Breviary Trespolo non lo posso fare. Facciamo Valdeali sullo slot di Cartana. Almeno rompiamo il focalnastro. Chiaramente questa mossa non è fatta per rimettere il Misty Terrain, ma per usare successivamente Intimidate. Non è stata una mossa malvagia questa. Fanghiglia è più veloce di noi perché ha il bonus del vento in coda. Dobbiamo stare attenti, però Virulence. No! No! Che brutta cosa! No, questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Adesso adesso è brutta. Adesso è brutta un bel po', perché lui ha il vantaggio ancora di un turno del vento in coda. No, cosa dico? No, non gliel'abbiamo fatto rimettere il vento in coda. È veloce, è un Tapu Fini veloce, assurdo. Oh. Quindi era più veloce di Breviary, quindi è tipo Modest, è stato in velocità. Io immagino che Arcanine regga. Dentro Arcanine. Una fanghiglia, anche se ha più uno. Purtroppo la prepotenza fallisce su Cartana. Non è una situazione facile. Dico bene, non ha il vento in coda lui, no, no, anzi.
È peccato, a questo punto io farei forza lunare su Fini, che però non so se lo metterà KO, anche se abbiamo noi un più uno in attacco speciale, perché lui ha un più uno in difesa speciale. Potrebbe fare doppio target su Arcanine, e quindi farei Spritz Protect. Vediamo. Spritz Lampo su Tapu Fini. Almeno proviamo a rompere il sostituto, qualcosa di buono verrà fuori. Parte la Z di uno dei due, che è quella di tipo erba. Questa mi sa che è andata. E questa mi sa che l'abbiamo persa, perché purtroppo abbiamo scoperto che quel Tapu Fini è più veloce dei Breviary e di Arcanine. Forse era meglio fare il contrario, mettere Cartane, mettere Arcanine sullo slot lì. E quindi adesso vediamo. Arcanine va a colpire Cartana con Sprizzalampo. Scusate, va a colpire Tapu Fini con Sprizzalampo e viene messo KO. Quindi stiamo 2-1 per noi, però lui ha un più 1 in attacco. Mossa... chissà se è una spada solenne, Arcanine ha più 1 così la regge. Bene. Speed tie, allora spada solenne più fuoco carica, c'è poco da dire, però dovrei predictare. Allora lui non si protegge di sicuro e io dovrei proteggere uno dei due. Faccio spada solenne su Cartana, elimino il sostituto e poi lo batto nel turno successivo. Però non reggo Arcanine. Vediamo. Spada solenne su Cartana e io quasi quasi proteggerei Arcanine. Sì, effettivamente sarebbe stato da proteggerlo Arcanine, anche per evitare la speed tie nel turno successivo. Però vediamo lui chi va a mettere KO, se ha più 1 mette KO. Spada solenne diretta ad, ovviamente, Cartana. Ha pensato che io avrei protetto Arcanine. Oh, perfetto, ce la siamo portata a casa, dico bene? Fuoco carica e quindi abbiamo vinto, perfetto. Ho sudato freddo, perché avevo pensato chiaramente al vento in coda, però non gliel'avevo fatto riutilizzare una seconda volta, perché con Arcanine gli avevo buttato giù Mandibuzz. E mi ha sorpreso quel Tapu Fini, è stato in velocità anche intelligentemente, per carità, brava lei. Noi ci siamo portati oltre i 1700 punti e quindi adesso, dopo aver vinto la seconda partita, utilizziamo la terza sfida come verifica per vedere se, diciamo, ce li siamo meritati. Sudato freddo. ...1688 Claudio dal Portogallo, praticamente il nostro stesso punteggio, che ha con sé Arcanine, Nilego, Garchomp, Drifblim e Lele più Cartana. Nulla di nuovo sotto il sole, ma nemmeno nel mio team. Quindi partire con Fini e Breviary. Allora, Breviary rischia tra l'altro anche di venire bruciato da uno tra Arcanine e Drifblim, ed entrambi prendono le botte da Nilego, anche se in realtà un colpo lo reggono tutte e due. Allora, se lui mi parte di Drifblim più Lele, sarebbe da mettere in mezzo un bel Magneton che resiste un po' a tutto. Però anche un Tapu Lele Breviary non è un'idea malvagia. Mi fanno un po' paura Cartana e Nilego insieme. Quindi dietro Arcanine e Cartana qua, per il suo Cartana, per Lele, per Nilego. Allora, io quasi quasi qua mi porterei Magneson. Magneson si occupa di Drifblim, anche di Lele, in parte anche di Cartana.
di Nilego soprattutto. Kartana è quello che è, lo so, è fortissimo, tutto quello che volete, però io per il momento Kartana lo lascerei in panca per questo ultimo match. Non mi piace lasciare Kartana fuori, però in questo caso ho visto meglio l'utilizzo di Magneson su quello di Kartana. Fini e Breviary. Non penso che abbia messo Arcanine per primo, ma meglio per noi. Drift Blimelele. Ok. Per questi due abbiamo Magneson, senza togliere niente a quelli che noi abbiamo davanti. A questo punto si attiva il lo psicoseme di Driftblim, che reagisce al campo di Lele, mentre ora si attiva il nebbia seme di Breviary, che reagisce invece al campo di Tapu Fini. Dunque, io ho una forza lunare diretta a Tapu Lele che non lo butta giù, secondo me, perché ha una grande difesa speciale. Quindi potrei addirittura tentare una idrovampata, che in realtà è più comoda. È vero che ha Garchomp, però Garchomp davanti a Lele, davanti a davanti a Fini soffre. Quindi facciamo idrovampata su Lele, che in realtà potrebbe anche proteggere in vista del vento in coda, però non si sa mai, perché è tutta questione di predict. Più vento in coda nella nostra squadra. Lui non si è protetto. Forse ha utilizzato... No, pensavo ad una provocazione, mi era venuta in mente adesso. Sarebbe stata troppo tardi. Idrovampata, che non è un'idea malvagia, avevo detto. Ok, tweet KO. E vento in coda. Fare doppio target su Lele non sarebbe stata un'idea malvagia, perché lo avremmo sconfitto. Però saremmo stati in difficoltà contro quelli successivi. Abbiamo ripristinato i valori di velocità, che a pensarci non è stata una buona idea così tanto, perché noi siamo decisamente lenti rispetto al nostro avversario. Quindi forse abbiamo perso un turno. Adesso lui potrebbe fare palla ombra e psichico su Tapu Fini. Io cambierei Fini, metterei in campo Magneson e con Baldeali cercherei di tirare giù Tapu Lele, sperando che quel Driftblim, mamma mia, non utilizzi fuoco fatuo, perché sennò siamo veramente nei guai, perché non possiamo sacrificare niente. Dentro Magneson. Giorno di sole. Ho avuto paura che succedesse qualcosa. Vediamo. Giorno di sole per potenziare dietro Arcanine. Forza lunare diretta a Breviary. Vai Breviary, prendi l'aumento. Ha un più 2 in attacco. Però lui dietro ha sicuramente Arcanine, e viene un po' aiutato anche dal recoil di Baldeali. Ok, Lele se ne va. Quindi il primo KO della partita lo portiamo a casa noi. Breviary ha perso quasi il 50% dei punti salute e lui direi che mette in campo Arcanine a questo punto. Noi potremmo fulminarlo, perché Driftblim ha vento in coda. Nilego. Abbiamo un più in difesa speciale. Se non è Orb, Breviary dovrebbe resistere. Dunque, ok, non ha attaccanti fisici dalla sua parte di campo. Io dietro ho Fini e Arcanine che soffrono Nilego. Però io posso fare Cannon Flash su Nilego. Driftblim non lo voglio sottovalutare, però per questo turno io lo lascerei lì. Se poi lui si protegge, pazienza, stiamo tranquilli. E utilizzerei Trespolo su Breviary. Chissà se Nilego si protegge, forse mette distorto zona, ma non gli conviene perché è più veloce lui. Quindi Trespolo su Breviary, così vediamo lui cosa ha intenzione di fare. Fuoco fatuo. Va bene, calmi tutti. Abbiamo l'attacco dimezzato, questo significa che ce lo abbiamo a zero. Non importa, va bene così. Gemmo forza, tutto diretto su Breviary, che però regge il colpo, perché ha il più uno in difesa speciale e recupera con Trespolo. Anche se in realtà alla fine del prossimo turno immagino che andrà KO a causa della scottatura. Ponderazione, potenza
Cannon Flash di Magnazon che fa rimanere Nilego con 0 punti salute. Non aveva il fuoco al nastro. Forse pensiero mio aveva il la Choice Scarf, la stola scelta. Può essere, perché se non aveva il fuoco al nastro o l'assorbisfera, c'è casi che avesse la stola scelta. No, le lenti scelta non è uno strumento che si usa molto su Nilego, anzi non si vede mai. Nilego è meglio con altri strumenti. Ha solo Garchomp e un turno rimasto di vento in coda. A questo punto lui può utilizzare Frana con Garchomp, anche se io in realtà a questo punto Breviary io toglierei. Magneson per mettere quasi quasi. Allora, Drift Blim non mi può toccare se non ha acrobazia. Con palla ombra su Breviary, perché siamo immuni. Io quasi quasi cambierei Magneson. Metterei Arca. E con Breviary, Trespolo su Breviary. Non l'ho usato, non l'ho fatto in tempo. Oddio. Va bene, andiamo a diminuire l'attacco di Garchomp, che se ha usato la Z non importa. Vediamo se è possibile per noi reggere. Potrebbe essere... no, protetto no, direi. Ha fatto doppio target, ha predictato l'ingresso di Arcanine, che vede diminuire la difesa speciale adesso. Danza spada. Ok, danza spada che ci rovina alquanto. Questa non me l'aspettavo. Il vento in coda non soffia più su nessuna squadra. Però io adesso purtroppo, anche se ho tutti e quattro i Pokémon in campo, ho tristemente un Garchomp a più due davanti. E questa era una partita praticamente portata a casa. Bastava attaccare, solo che non ho pensato a danza spada. Tutti i miei Pokémon soffrono parecchio. A questo punto lui potrebbe proteggere. Facciamo Sprizza Lampo su Drifblim. E non posso più fare Turbine, altrimenti mi sarebbe stato utile. E Baldeali sullo stesso Drifblim, anche se in realtà penso che non proteggerà, ma che utilizzerà Frana. Quindi tutti e due i nostri Pokémon andranno al tappeto. Però direi che questa l'abbiamo persa pure di brutto in questo ultimo turno. Però non potevo sapere che lui avrebbe utilizzato, oh mio Dio, danza spada. Ha pure Rogodenti. Immagino abbia danza spada, Rogodenti, terremoto e protezione. Sprizza Lampo che va a colpire Drifblim facendo una valanga di danni. Non so se sarebbe stato meglio fuoco carica, forse sì. Va bene. Adesso dipende da lui, che utilizzerà la Z per colpire Tapu Fini, che metto in campo adesso, perché non mi fido ad utilizzare terremoto, anche se in realtà un terremoto a più 2 potrebbe veramente demolirci anche Tapu Fini. Direi di sì, direi che questa l'abbiamo persa purtroppo, perché lui farà doppio target sicuramente. Facciamo extra rapido, non ha effetto, peccato. Sprizza Lampo su Drifblim e Forza Lunare su Garchomp, che sicuramente va KO, ma prima di noi attaccano loro, quindi ci limitiamo a salutare. Drifblim utilizza palla ombra diretta ad Arcafini e lui utilizza terremoto. Non ha effetto su Drifblim e la partita purtroppo la perdiamo. Però io proseguirei comunque. No, è chiaro, era da buttare giù Garchomp. Io... no, Arcanine il brutto colpo non ha senso, non serviva. Non me l'aspettavo, avrei potuto attaccare con Cannon Flash, ma non so se lo avrei messo KO. Sarebbe... sì, però avrei potuto targettarlo con extra rapido. Adesso abbiamo solamente Magneson. Questa partita purtroppo è brutta, parecchio brutta. Perché l'avevamo praticamente portata a casa, quindi niente. Facciamo abbandonare la lotta. Sono sicuro che i 1700 vanno bene, sono dei punti buoni. Però io un'altra partita la farei. Non dovremmo avere perso così tanti punti, forse una quindicina. Ci riproverei. Ci è mancato poco, pochissimo. Anzi, l'avevamo portata a casa, solo che c'è stato un danza spada. Non è successo nulla. Da Lisbona troviamo Alfonso. Abbiamo perso solo una quindicina di punti, che porta con sé un Marowak che non può godere del supporto della Trick Room.
Vediamo anche Fini, Gyarados, Ninetales, Garchomp e Buzzwole. Dunque, prepotenza, quindi Fini, Breviary, una buona lead, eh? Soffriamo Ninetales perché va a mettere il Velaurora. Non è un'idea malvagia qua Arcanine per diminuire l'attacco di Marowak, per andare super efficace su Gyarados con Sprizzalampo, rischiando anche il parafulmine di Marowak, e con fuoco carica su Ninetales e Buzzwole. Adesso scegliamo. Dunque, qui Garchomp potrebbe essere buonino, però può fare poco, cioè solo per Marowak in quel senso. E per Marowak, tra l'altro, abbiamo Fini, che non lo sciotta con il Velaurora, con una idrovampata. Resiste Marowak, infatti, con qualche punto salute. Quindi forse è il momento di Garchomp, però lo vedo male, c'ha tutti i Pokémon che lo checkano molto bene. Buzzwole a gelo pugno, poi a Fini, lo stesso Gyarados che ha prepotenza, l'altro Garchomp che non ha Dragartigli sicuramente perché non si usa in questo VGC, quindi opterei più per un Kartana. Sì, Kartana, dai. Lui ancora sta finendo di scegliere. Noi Fini e Breviary in lead come le altre partite. Non è che non so fare altre lead, che questa lead un po' come l'Elemandibuzz, l'Eledriftlim, controlla un po' tutte le minacce che arrivano di fronte. Ok, siamo pronti. Ah, non è Alfonso, è Afonso senza la L. Ninetales e Garchomp, che stia per arrivare un Velaurora più Danza Spada. Innanzitutto facciamo questo. Allora, lui potrebbe addirittura fare mossa Z e liofilizzazione su Tapu Fini. E questo lo mettiamo in conto. Ok, benissimo. Io farei forza lunare su Garchomp, che temo che o venga cambiato su Marowak, anche se in realtà prenderà qualche danno, oppure proteggerà. Io quasi quasi farei forza lunare su Garchomp e vento in coda. In questo modo diventiamo più veloci. Lui non può fare nemmeno vento gelato perché si attiverebbe agonismo. Tailwind. Se fa doppio target abbiamo almeno la velocità raddoppiata. Non ci è capitato nessun punto... Esatto, grandissimo. Non ci è capitato nessun giocatore con un punteggio straelevato. Parte la Z di Garchomp, come avevo detto. Potevo fare poco. Non l'ho predictato il lead durante la team preview, anzi, ma mi è venuto in mente dopo. Però non era una lead sbagliata la mia. Abbiamo il vento in coda, Kartana, che con la Z di tipo lotta però non butta giù Garchomp, e Arcanine. Siamo messi veramente molto male, perché lui adesso può mettere tranquillamente il Velaurora e vincere la partita. E provare a fare anche un Danza Spada con Garchomp. È possibile. Allora, se la Z di Kartana con l'aiuto della Grandine mette KO Garchomp e vince la Speed Tie con il Velaurora di Ninetales, potremmo giocarcela, anche se in realtà perderemmo Kartana a causa di Bora. Eh no, scusate, ho messo il vento in coda, quindi siamo più veloci. Dunque, lui può fare Danza Spada con Garchomp, potrei intimidirlo con Arcanine. Non so quanto questo mi potrebbe servire. Io proverei prima di tutto Arcanine. Facciamo così. Così faccio doppio target su Ninetales. Diminuiamo inizialmente l'attacco di Garchomp, che se non ha danza spada, allora un terremoto con Arcanine non tranquillamente, ma riusciamo a reggerlo. Siamo più veloci. Potrebbe entrare Gyarados, però sarebbe peggio per lui. Fuoco carica su Ninetales, che potrebbe proteggere, e lui fare terremoto. Doppio target. E che Arceus ce la mandi buona. Potrebbe utilizzare Frana.
Stiamo calmi, tranquilli. Garchomp non ha motivo di proteggere, teoricamente, perché regge entrambi gli attacchi dei nostri Pokémon. Lui cambia e mette in campo Gyarados, che però va ad aumentare a più 1 l'attacco di Breviary. Lui ha utilizzato sicuramente Terremoto, non dobbiamo spaventarci. Ah no, si è protetto, benissimo, perfetto, né frana né terremoto da parte di Garchomp, e quindi fuoco carica che va a danneggiare lievemente, ma il suo Gyarados, che ora viene quasi travolto da un Brave Bird di 210 circa di potenza, cioè attacco da parte di Breviary, che lo tira giù. Scusate, 210 con la statistica d'attacco, 180 con lo stab. Benissimo. Lui ha diminuito l'attacco di Arcanine. Protezione, mossa Z da terremoto. E quindi ora bisogna scoprire se ha danza spada, e questo è il problema. Ne ho incontrati diversi con danza spada, qualche mese fa non se ne vedevano, oggi invece se ne vedono parecchi, perché le voci girano. Quindi Vela Aurora più danza spada risulta essere una combo devastante, anche perché Garchomp normalmente è molto resistente. Torna in campo Ninetales, e a questo punto io farei doppio target su Garchomp. Allora, Baldealia più 1 dovrebbe fare un pacco di danni, e dietro purtroppo un Fini che non c'è più, quindi non ho Fini. Allora, se io facessi Baldeali andrei a colpire tutti in maniera anche abbastanza pesante, quindi farei fuoco carica su Garchomp, anzi sarebbe meglio extra rapido su Garchomp e Baldeali. Rischiamo il Vela Aurora, questo è vero, però ce la possiamo giocare. È un po' rischioso, però un Baldeali a più 1 deve fare un male cane. Quindi doppio target su Chomp, che si è protetto nel turno precedente, quindi extra rapido perché ha... Ho sbagliato, dovevo fare fuoco carica, era più forte. Aveva 90 di potenza diviso 2. Ah, vabbè, a 80. Non ci voglio credere, per carità, no! No! Però possiamo fare ancora extra rapido, e questo ci rende abbastanza tranquilli. Però lui ha la grandine, è vero. È vero, ha buttato un turno praticamente, perché va giù con la grandine. Quindi il punteggio va sul 2-1 per noi. Benissimo. Esatto, l'ultimo punto vita ci ha messo un po' a scorrere, però siamo riusciti a portarci a casa la seconda kill. Lui si è sbagliato, sì, non si aspettava forse un doppio target. Mette in campo Batswall. Noi abbiamo due Pokémon che se lo contrastano abbastanza bene. Direi di mettere in campo Cartana per poi rimettere Arcanine. Non mi sembra un'idea malvagia. E con Breviary, visto che lui la Z se l'è già giocata, se non predicta e usa una mossa di tipo lotta su Breviary, io farei anche Trespolo. Però un Baldeali a questo punto su Batswall. Però una Bora teoricamente non mi dovrebbe buttare giù, perché Ninetales Alola è abbastanza scarso offensivamente. Io ho paura che lui predicti. Potrebbe addirittura proteggere, perché il nostro, che turno è, del vento in coda, l'ultimo. Io quasi quasi trespolerei. Cambiamo Arcanine e mettiamo Cartana. Niente, non ha protetto Batswall. Si è fatto una mossa di tipo lotta, Breviary risalta via. Bora che va a colpire pesantemente Cartana. Infatti lo manda giù subendo un brutto colpo. E usa Velen Puntura su Breviary, che ricordo può essere avvelenato. Dai, 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 dai. Benissimo, non viene danneggiato. Non viene avvelenato. Quindi forse una Bora ancora riusciamo a reggerla. E adesso tiriamo in campo Arcanine. Anche se immagino che lui si proteggerà. Però potrebbe addirittura avere un corpetto assalto come strumento assegnato. Io ho bisogno che Breviary regga. Facciamo. Fuoco carica su Ninetales.
perché secondo me Batswall protegge. E Trespolo su Breviary. Non so se lui predicterà di... infatti un vento in coda dopo. Se Ninetales... però non dovrebbe andare giù Ninetales perché c'è il Velaurora. Batswall non va giù di sicuro con fuoco carica. Con Baldali dovrebbe, perché siamo pensati per 4. Quindi vento in coda. Io, per non sapere né leggere né scrivere, farei Baldeali, fine dei giochi, perché almeno dopo facciamo extra rapido. Liofilizzazione, che va a colpire Brevi. No, non ce la fa. Peccato. Fuoco carica entra ai danni di Ninetales, che vede i suoi punti vita scendere a 0. E noi con Arcanine forse ce la possiamo fare, nonostante il recoil, il danno della mossa di Batswall e il danneggiamento da parte della grandine, perché abbiamo la bacca. Purtroppo non entriamo in range di bacca. E al prossimo turno, se tutto va bene, questa la perdiamo, perché non siamo riusciti ad attivare la bacca. Vediamo il suo Velaurora. Non può essere. Non può essere. Dai, su. Fuoco carica, che con il Velaurora davanti infliggerà metà dei danni. Però con il recoil noi andiamo ad attivare la bacca. Quindi il prossimo turno noi proviamo a proteggerci per far finire il Velaurora. Ma immagino che lui, non avendo il focannastro, abbia come strumento assegnato Creta Luce. E quindi il Velaurora si protrarrà per altri 3 turni. Di conseguenza guardiamo lui che fa troppo forte, che ci prova ma sicuramente non ce la fa, perché l'attacco è diminuito di 1, esatto. E ora anche la difesa. E possiamo, secondo me, tirarlo giù addirittura con extra... no, esagero, extra rapido. Quindi fuoco carica. E portiamoci a casa questa partita. Esatto. Chiaramente Arcanine non va KO con il recoil, perché non perderà 50 punti. Infatti ne ha persi solamente 26. Batswall aveva meno di 150 punti vita rimasti. Io, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Giudicate il team all'interno dei commenti. Ho visto nel video precedente che vi è piaciuto e anche parecchio. Vi è saltato all'occhio Breviary e sono molto contento di ciò, perché è uno dei miei Pokémon preferiti insieme a Slurpuff. Quest'ultimo infatti dà il nome al mio canale. Io vi aspetto nella prossima puntata di VGC 2017, che immagino vedrà all'opera ancora questo team, perché voglio continuare nella striscia dei 1700 punti, perché oltre non sono mai andato, quindi la voglio fare insieme a voi. E aspettatevi una nuova puntata di Pokémon Argento, perché siamo vicini alla Lega Pokémon. Quindi buon proseguimento con i programmi di Slurpuff Channel. Ciao a tutti, ragazzi.